Non è facile raccontare il forte legame che sento verso una persona che praticamente non conosco. La mia storia con Bruce è una lunga storia che dura da 28 anni. Oh, fighissimo. Il mio zaino delle medie. E spiegare cosa lui significhi per me significa raccontare chi ero io quando entrò a far parte della mia vita. Vabbè, qua c'è tutta la mia vita. Era il 1984, avevo 10 anni e vivevo le prime angosce esistenziali, tipiche dell'adolescenza. Stavo subendo una metamorfosi e la bambina felice e sicura di sé lasciava lo spazio ad un'adolescente sognatrice che si sentiva incompresa e estremamente insicura. Tutto il mio mondo era racchiuso tra le quattro mura della mia stanza e in questi diari. Proprio in questo clima di piena solitudine esistenziale fece eruzione nella mia vita questo cantante americano dal cognome che per me all'epoca era impronunciabile, tant'è che lo chiamavo sempre e solo Bruce. Fu Dancing in the Dark a far scoccare la freccia e fu amore al primo ascolto. Quando ti innamori a 10 anni, credo che quell'amore in un modo o in un altro duri per sempre. La mia camera da letto. Dancing in the Dark è comparsa nella mia vita proprio mentre io stavo cercando di accendere il mio fuoco, cercavo la scintilla. Mi sentivo come il protagonista, il mondo si prendeva gioco di me e io volevo cambiare tutto. Ma per farlo avevo bisogno di compagni di avventura e un compagno di avventura da quel momento in poi lo trovai in Bruce. Le inquietudini di cui cantava erano le mie. Amavo stare in sua compagnia, mi dava sicurezza e senza accorgermene piano piano diventò un punto di riferimento. La sua musica mi aiutava a capire chi ero e mi incoraggiava a trovare la strada per diventare la persona che volevo essere. Il modo in cui si esprimeva era sempre meno contorto del mio, più lineare, più facile da comprendere. E ogni volta che leggevo un suo testo, leggevo di lui o ascoltavo un'intervista, mi si accendeva come una lampadina nella testa e mi ritrovavo a conoscere un po' più di me stessa. Un tipo con cui vorrei stare per sempre, Bruce Springsteen. Per me Bruce era come un amico, perché sembrava proprio che scrivesse per me. Mi ha descritto quasi in ogni sua canzone. Ero quella che si nascondeva sotto le coperte a rimuginare sui propri dolori, così come ero anche un corridore solitario spaventato. Ma ero anche quella che urlava che non è un peccato essere felice di essere vivi e quella che si alzava quando le dicevano di sedersi. Erano gli anni in cui avevo imparato di più da un disco di 3 minuti che in tutto il periodo scolastico. Penso di poter affermare che Bruce mi ha aiutato a crescere. Era sempre presente nella mia vita, c'era una canzone adatta ad ogni mio turbamento, ad ogni mio sogno, insomma, ad ogni cosa che vivevo. Li volevo bene, quindi seguivo quello che faceva e cosa accadeva nella sua vita. Ero attenta al suo percorso personale. Qui c'è la disperazione per lo scioglimento della E Street Band. Non presi bene la notizia, primo perché all'epoca avevo visto solo 3 concerti e non potevo pensare che fosse già arrivata la fine. Secondo perché per me la band rappresentava tutto quello che stavo cercando, ossia il sogno di costruire qualche cosa con i miei amici, dare sfogo insieme ai nostri desideri. Amavo la E Street Band proprio perché era tutto questo. Era quell'idea di appartenenza che mi dava speranza. Bruce, ti prego, pensa bene a ciò che fai. Passavo i pomeriggi chiusa nella mia stanza sognando di suonare con Bruce e la band. Avevo scritto anche dei testi per farne delle canzoni. Una si chiamava proprio Bruce. Mi divertivo a cantare e cercavo di imparare a suonare la chitarra perché lui aveva detto che in rock and roll gli aveva salvato la vita e io a 14 anni pensavo che fosse una buona cosa anche per me. Amavo cantare, così prendevo il microfono, a volte la chitarra e cantavo. Cantavo anche se non sapevo l'inglese, spingevo rec, mi inventavo tutte le parole e davo libero sfogo al sogno. Per gran parte della mia vita ho vissuto il rapporto con Bruce in maniera molto intima. Non conoscevo nessun altro che amasse le sue canzoni. Anche i concerti andavo da sola e non mi è mai pesato perché li vivevo come un'esperienza molto personale. Nel 2005 invece ci fu una svolta. A Londra ebbi per la prima volta nella mia vita l'onore di stringergli la mano. Lui indossava gli occhiali da sole e io rimasi paralizzata tra l'emozione e l'impossibilità di guardarlo negli occhi. Non dissi nulla. E i giorni a seguire continuavo a chiedermi, possibile che si aspettano 20 anni per trovarsi in una situazione e poi quando ci si trova davanti se la si fa sfuggire come ho fatto io? Dovevo dimostrare a me stessa che non avevo paura di affrontare i miei sogni. Quindi a Roma, in occasione della tappa romana del Devil's and Dust Tour, decisi che avrei tentato un incontro che potesse riscattarmi dalla delusione della settimana precedente.
Presi coraggio e mi piantai fuori all'albergo. Era pieno di gente e ancora non capivo in realtà cosa potessi fare per raggiungere il mio scopo. A dirla tutta, vista dal di fuori, mi facevo anche un po' tenerezza. Mi raggiunse una mia cara amica impietosita dal fatto che alla mia età stavo facendo le poste ad un cantante. Fu così che cominciò l'avventura di Sara con Bruce. Bruce, che fai? Dove sei? Quando uscì seguimmo la sua macchina per le strade di Roma e vicino a Castel Sant'Angelo fece una di quelle cose che nessuno di noi si aspettava. Si fermò e scese per farsi le foto con tutti quelli che come noi lo stavano seguendo. Sara ancora ride perché non gli lasciai neanche il tempo di scendere dalla macchina. Ero euforica. Quando Bruce ci salutò e risalì in macchina, nessuno continuò a seguirlo. Nessuno tranne noi. La tappa successiva fu il Colosseo. Qui in questo luogo mi ritrovai faccia a faccia con l'uomo dei miei sogni e quando per la prima volta lo guardai negli occhi, oltre al fatto che il cuore mi batteva all'impazzata e le orecchie fischiavano, pensai: io e te ci conosciamo da sempre. È tutto successo qui. 20 anni di desiderio si sono concretizzati qua, all'ombra del Colosseo. Se ripenso a come stavo, mi sento male. Come back and you forget how beautiful Rome is. It takes your breath away when you ride in at night. Stava come me, stava sempre a guardare su in alto perché non poteva credere a questa maestosità. I monumenti parlano a Roma, questo disse Bruce quella sera. City, in the middle of the night, the buildings, they speak. They all speak. And it's very inspirational. Very inspirational city to be in. Era incredibile, ero con Bruce, nella mia città, e lo stavo accompagnando nel suo pellegrinaggio notturno nei luoghi storici di Roma, che oggi per me lo sono anche di più. Dopo il Colosseo andammo a Fontana di Trevi, dove ad aspettarlo c'erano anche altri fan che speravano di incontrare Bruce per caso. Furono fortunati anche loro. Ci facemmo delle foto e una chiacchiera. Bruce ci chiese se avevamo richieste per il concerto del giorno dopo, e noi ovviamente ne avevamo una miriade. Nessuno però aveva della carta su cui scrivere, così un ragazzo greco diede a Bruce il suo passaporto. Scrisse su una pagina di quel passaporto, che poi strappò e si portò via, la nostra lista dei desideri. Fu una notte ricca di emozioni. Bruce era all'altezza delle mie più recondite aspettative. Era simpatico, gentile e in un certo senso anche timido. Io quella sera ero la persona più felice sulla faccia della terra. E a chi dice che i sogni non si avverano rispondo, basta seguirli, anzi, inseguirli. Da quella serata romana del 2005 a oggi sono cambiate tante cose, ma ai concerti di Bruce ho sempre continuato ad andare, non più da sola però, con l'amica di sempre, Sara. Insieme abbiamo percorso migliaia di chilometri in giro per il mondo. Abbiamo dormito in posti scomodi e ci siamo lavate dove capitava, collezionando tanti episodi divertenti. Mia moglie, do io lo spazzolino per andare in giro, quello là bello piccolino, mi ha dato la palla da pulire il cesso. Abbiamo fatto interminabili file per andare ai concerti. E abbiamo conosciuto un mucchio di persone. Alcune di queste mi hanno arricchito la vita e me le porto nel cuore. Se una volta Bruce significava crescita, introspezione, coerenza, sogno e speranza, oggi posso dire che significa anche amicizia, amore e condivisione. Sulla strada che porta a Bruce ho vissuto esperienze fantastiche e a chi mi domanda «Ma che ci vai a fare a vedere sempre lo stesso concerto?» io rispondo che non è mai lo stesso concerto e che se uno sa dove può stare per sentirsi bene sarebbe un idiota a non andare. Non si tratta solo di rock and roll, o forse sì, non l'ho ancora capito. Non so come sia giusto finire una storia che in realtà non è finita, forse cominciando col dire che non sono diventata una rockstar, ma che dopo 20 anni sono riuscita a collezionare ricordi meravigliosi con l'uomo con cui avevo sempre sognato di avere qualche cosa da condividere.
La serata al Pantone è uno di questi ricordi. Bruce era in compagnia della mamma, della zia e della cugina. Assistemmo ad uno show memorabile di un tenore che, pur di continuare a cantare per Bruce, per poco non si fece arrestare. Ma a parte tutto, la verità è che oggi come ieri, attraverso la sua musica, ho sempre a che fare con me stessa. Ogni suono, ogni melodia, ogni parola delle sue canzoni mi ricorda chi ero, chi sono e come voglio vivere. Bruce continua ad alimentare i miei sogni e a stimolare il mio agire. Forse il senso di tutto quello che ho raccontato posso ritrovarlo in una lettera indirizzata a Bruce, scritta nell'ultima pagina di un mio diario di tanti anni fa. Bruce, mi manchi tanto. La tua musica, i tuoi pezzi vecchi mi fanno venire nostalgia. C'è tanta gente che nell'88 affermava che il Tunnel of Love Tour sarebbe stato l'ultimo, ma io non ci ho mai creduto. Però lo scioglimento della band e certe tue interviste mi hanno gelato il cuore e la speranza. Da poco però ho saputo che è in cantiere un nuovo album e il mio cuore si è acceso e la mia speranza brucia. Bruce, non sai che significato tu hai avuto e tuttora hai nella mia vita e voglio solo dirti grazie. Anche se ora sei padre e io sono molto felice per te, non dimenticarti che in un certo senso sono tua figlia anche io. Tu, con i tuoi testi, le tue canzoni, hai cresciuto una bambina di 11 anni, una sognatrice scatenata. Ora ne ho quasi 17 e se sono quello che sono lo devo anche a te e a tutto quello che mi hai insegnato. Penso che il mio per te sia vero amore, almeno secondo il pensiero di Fromm, perché io attraverso te amo il mondo, amo la vita.